Buon salve gente, benvenuti o bentornati sul Bifrost, io sono Giulia ma potete chiamarmi G. Sono qui oggi per presentarvi tre delle mie ultime letture che non hanno solo in comune il fatto che mi siano piaciute veramente tanto, ma anche il tema molto macabro della morte, degli scheletri, dei cimiteri. Insomma, quelle classiche letture allegre e leggerine per romantici pessimisti quali sono io. Il tutto condito con un pessimo black humor di bassa lega. Vi prometto cringe dall'inizio alla fine del video, farò delle battute veramente che non vi scorderete. Ma prima di tutto veniamo all'unica cosa ineluttabile di questo canale, la nostra sigla. Per l'occasione mi sono addirittura cimentata nella produzione di origami. E lo so ragazzi, hashtag poranza, dovevo fare la foto Instagram e non avevo i soldini per prendere nessun genere di decorazioni. Quindi ho pensato, perché non farle io? Perché non fare delle farfalle, dei teschi, il cui risultato vi lascio qua in giro e che davvero il cui risultato è stato non quello di rilassarmi, non quello di creare una bellissima foto, ma quello di portarmi il più vicino possibile all'esaurimento nervoso. Quindi se voi siete in grado di fare una cosa del genere, scrivetemelo nei commenti, ma soprattutto scrivetemi se siete in grado di fare degli origami senza tirare giù metà dei santi del nostro Pantheon, dei nostri Pantheon, di tutti i Pantheon. Ma se lo sapete fare, ragazzi, o siete dei geni o state mentendo, quindi siate sinceri. Ma partiamo dal lato più romantico, quello legato ai ricordi, alle ricordanze e ai cimiteri, alle tombe. Sì, è romantico fino a un certo punto, mi rendo conto, ma datemi un attimo e vi spiegherò che cosa intendo. Avete presente quando in un tour turistico c'è di solito una tappa legata al mausoleo o alla tomba di qualcuno che è stato seppellito in quella data città e che ha meriti magari artistici, magari importanti a livello storico, insomma ha meriti di qualche genere o ha una tomba particolarmente poco sobria, e vedrete che anche le tombe poco sobrie hanno il loro pubblico, e quindi fondamentalmente voi andate a vedere una tomba. Ecco, quello probabilmente è una delle tappe che io preferisco, perché secondo me le tombe, soprattutto quelle antiche, e qui faccio subito una distinzione, le tombe moderne appartengono al compianto e al dolore delle persone che appunto hanno seppellito il proprio caro e lì trovano un momento loro per riuscire a ricordarlo e piangere del loro lutto. Ma le tombe antiche hanno tantissime informazioni e ci spiegano non solo chi è la persona che ha al suo interno, ma ci possono dare anche quei dettagliuzzi super macabri, quelle leggende, insomma tutte quelle cose che si raccontano magari in paese o che nutrono la leggenda del personaggio che vi è sepolto. Ecco, quella è una cosa che non solo ha alimentato le mie fantasie macabre, ma ha alimentato anche molti poeti e scrittori molto importanti. Morale della storia: mi piacciono le tombe vecchie. Che sì, lo so, non so cosa farci, anche perché fondamentalmente la mia tomba o non la vedrò mai o qualcuno ha fatto male il suo lavoro. E come non consigliarvi dunque uno dei testi che più ha alimentato questa mia macabra conoscenza? Sto parlando di Cemetery Safari di Claudia Vannucci, che è veramente un testo incredibile che parla proprio di tombe, cimiteri e tutto ciò in un'ottica di viaggio. E per trasparenza voglio dirvi che la copia cartacea di questo libro me l'ha fornita direttamente l'autrice insieme a una serie di gadget. La borsa con il logo in stoffa bellissima e le pin che sono super curate e recano il logo del libro. Partiamo dal presupposto che questo testo è fantastico anche solo dal punto di vista grafico, sia per la copertina sia per l'impaginazione, che per una volta è fatta come Dio comanda e vi ricorda proprio lo stile di quelle grandi case editrici che fanno saggi, e è veramente una cosa stupefacente soprattutto per un'autrice esordiente italiana. Lo stile dell'autrice è scorrevole e curioso e Claudia, essendo una travel blogger, ci accompagna all'interno di quella che è un'avventura di scoperte di vari cimiteri che lei ha visitato durante i suoi viaggi. E all'interno di questi cimiteri troviamo anche quello che ha ispirato l'antologia di Spoon River, un masterpiece della letteratura americana. Siamo davanti a una lettura leggera che è anche densa di curiosità, di impressioni personali, di aneddoti personali, quindi una di quelle letture che è per tutti e che può essere fruita in un unico episodio, quindi
in una lettura lunghissima, che poi lunghissima non è, perché il testo è abbastanza breve, in questo comunque va molto verso il lettore, ma è anche spezzettata in episodi, quindi in realtà potete anche leggerne un pochino prima di andare a dormire, tanto per ricordarci che la morte ci prenderà tutti e che la sobrietà all'interno della nostra sepoltura, quella corretta, è inversamente proporzionale alla sobrietà che utilizziamo nel vivere. Quantomeno, se vogliamo essere ricordati, dobbiamo avere una tomba indimenticabile. Per concludere, Se Metteri Safari sarà un testo che sicuramente rileggerò poco alla volta, anche perché oltre alla piacevole sensazione all'interno della lettura, che è cosa non scontata visto di solito il piglio che utilizzano per scrivere saggi di questo genere, anche se questo non è proprio un saggio ma è un'esperienza di viaggio, quindi è un po' diverso, e forse anche questo ritmo è riuscito a invogliarmi nella lettura più magari di un saggio come quelli delle case editrici grosse, che trattano proprio tombe con il personaggio storico eccetera, ma oltretutto mi ha lasciato nella memoria quegli aneddoti da festa sulle leggende o sulle credenze degli abitanti del luogo appunto dove c'è il cimitero, quindi veramente una lettura che a me è piaciuta molto. Per farvi capire, è praticamente la trasposizione su carta di quei documentari che ci sono spesso e che vanno tantissimo su YouTube ma anche in televisione, dove c'è quella voce narrante che in realtà è il pensiero della persona nel mentre si intramezzano luoghi di villeggiatura, solo che qui i luoghi di villeggiatura sono per cadaveri. Vabbè, c'è la vi, no. Ora è il momento della battuta tossica, scusate, la devo fare, dalla dubbia autenticità, ma mi è stata raccontata, quindi ve la propino anche qui. Amici mi hanno raccontato, e questa me la ricorderò sempre, che in un cimitero americano che hanno visitato c'era questo cartello in bella vista che diceva: vietato raccogliere fiori dalla tomba a meno che non sia la propria. Ok, ma spostiamoci sul versante scheletri horror e facciamo un po' di onirico e di notte stellata, che non guasta mai. Il secondo testo che vi voglio consigliare in realtà è una graphic novel, e sto parlando di Le Black Holes, che mi è stato gentilmente regalato in digitale da Oscar Volt in modo che potessi leggerlo prima dell'uscita, e mi ha entusiasmato tantissimo. In realtà i disegni mi avevano già catturato dalle anteprime. L'autore è Borja Gonzalez, avrò sicuramente pronunciato male il nome, e tratta praticamente due storie che proseguono in parallelo fino poi a un certo punto che convergono in più punti, ma in uno in particolare. Qui i colori sono fondamentali, sia a livello grafico, come vi dicevo prima le immagini sono bellissime, le tavole sono fantastiche, però anche a livello narrativo, infatti ci permettono di capire cosa stia succedendo, o per meglio dire quando stia succedendo. La tematica horror entra in gioco nella storia del 1856, dove Teresa deve scrivere una poesia per il suo debutto in società e non riesce a scrivere niente di frivolo, non come vorrebbe la madre. Infatti la sua fantasia va subito verso l'horror, gli scheletri, il gotico, cose diciamo non accettatissime per il periodo. Nel 2016 invece viviamo le vicende di tre ragazze che costituiscono una band che molto dovrà alla nostra Teresa, ma non posso specificare nulla di più altrimenti vi farei spoiler. La componente onirica e mistica guida praticamente tutte le immagini, che sono talmente belle che potreste togliere tavole dall'interno della graphic novel, vi prego non fatelo, mal che vada fate una, non lo so, una foto, una fotocopia, non fatemi sentire così male, comunque potreste effettivamente riuscire a appenderle alla parete, perché ci sono tavole intere senza balloons o con pochi balloons, quindi a livello grafico è uno spettacolo. Per quanto riguarda la trama, effettivamente devo mettervi in guardia. Non è quel genere di graphic novel che leggete tutta ad un fiato, che la capite, la mettete via e vi lascia nel cuore qualcosa. Sì, effettivamente è molto molto espressiva, quindi è in grado di essere evocativa e darvi grandissime sensazioni, però la trama è un pochino complessa, quindi io vi consiglio di fare una prima lettura guidata proprio dalla passione, dall'emotività, e lasciare scorrere il tutto e poi tornare indietro in più riletture per capire effettivamente i nodi della trama. Io ho fatto così e è stata comprensibile, però è un pochino complessa, e secondo me ognuno può interpretare il suo all'interno di questa graphic novel, e forse anche la bellezza di tutto ciò. Ho deciso di inserire Le Black Holes all'interno di questo video perché non solo Teresa è una grande amante di gotico, ma in realtà ci sono anche componenti come la notte, che sono fondamentali nel genere horror e nel gotico, oppure lo scheletro parlante che potete vedere in una delle primissime tavole, che mi ha catturato il cuore e che secondo me è un punto focale, insieme alle farfalle, che saranno congiunzione della trama in più punti e passeranno attraverso storia e tempo, quindi andranno oltre tutte le barriere, ma
anche, sarà importantissimo, il lago, custode di segreti. E prima di passare alla prossima lettura, ahimè, vi tocca la battuta trash, più trash di così non si può, che è in onore delle figure gotiche che tanto piacciono a Teresa, quindi prendetevela con lei. A mezzanotte due zombie escono dalla loro tomba e arrivano fino ai cancelli, poi uno di loro torna indietro, prende la lapide, la toglie proprio dal terreno, se la mette sotto l'ascella e parte verso il suo amico, così l'altro zombie lo guarda e gli dice: scusa, ma perché hai preso sulla lapide? E questo gli risponde: ma non lo so, di questi tempi, sai com'è, meglio andare in giro coi documenti. Pensate che sia finita? No, perché continua. Infatti l'altro zombie gli dice: cosa devo fare con te? E il primo zombie, quello della battuta terribile, lo guarda e gli dice: perché non faceva ridere? Oddio, sono mortificato. Quasi 27 anni a dire queste cose su YouTube. Ok, va bene. Dopo l'intermezzo comico che avrà fatto sì che voi mi odiate, devo arrivare all'ultima lettura che parla proprio dell'elemento principe di questo video, ovvero la morte. Sto parlando dello Young Adult Falce di Neil Shusterman, qualcosa del genere, sicuramente l'avrò pronunciato male, il cui elemento principe e cardine della trama è proprio la morte, in una declinazione molto particolare e ricca di spunti di riflessione anche per gli adulti. Forse il nome dello scrittore vi è già noto per testi come Dry, che sembra quella cosa dei Simpson, conoscete per sono Troy McClure, però in realtà io sto leggendo proprio in questo periodo Dry, che parla praticamente di una California senza acqua che diventa terreno di scontri sociali, un vero e proprio terreno di battaglia. I comportamenti sociali e la società in generale sono un punto focale dei romanzi di Shusterman, lo vedo anche da Falce, perché non solo si percorre la vicenda di questi due ragazzi che sono all'interno di un percorso per diventare falci, e dopo vi spiego meglio, ma soprattutto viviamo una società che è priva della morte, quantomeno della morte naturale. Infatti, affidandosi a un'intelligenza artificiale, si è risolto un po' tutti i problemi, quindi non si muore di vecchiaia, non si muore di malattia. Però, nonostante tutto, la morte serve ancora. In sostanza aveva torto Sofocle quando diceva che l'ultimo medico di una malattia è la morte. Infatti all'interno di questo romanzo si può compiere davvero gesti estremi e comunque rimanere in vita. Come vi dicevo, la morte comunque non può essere purata del tutto, infatti è necessaria. E ci sono delle figure apposite, le falci, che devono praticamente riscuotere le vite, si dice spigolare, proprio il gesto di tranciare quelle spighe di grano che erano sfuggite ai contadini. Ecco, in questo senso loro dispensano la morte per il bene di tutta l'umanità. Sono individui particolari, eccelsi d'élite, e questi ragazzi devono, i protagonisti, affrontare appunto la vicenda che li porta a diventare possibili falce. Ma più di così non vi posso dire, perché sennò rischio di farvi spoiler. L'aspetto che mi ha colpita di più all'interno di questo testo è proprio la costruzione del mondo. La costruzione del pensiero alla base del genere umano, che si trova privo della possibilità di morire per motivazione stupida. Fondamentalmente, se muori è perché ti spigolano, e questo in realtà crea un contraltare, perché se prima si aveva paura di fare un gesto avventato, adesso si ha estremamente paura della spigolatura anche se si ha 8 milioni d'anni. Quindi in realtà la paura della morte rimane, ma viene coniugata in maniera completamente diversa, e paure della morte, che invece sono più comuni anche a noi, scompaiono del tutto. Questo si ripercuote anche a livello artistico, ed è veramente incredibile che l'autore sia andato così oltre da farci sapere che anche l'arte, che è espressione di dolore, angoscia e morte, è cambiata completamente da quando si poteva morire a dopo. Chiaramente gli autori e anche gli artisti hanno cambiato modo di vedere le cose, come tutta l'umanità. Questo, secondo me, è il punto focale del testo, per cui io lo consiglio a tutti. Questa è la forza degli young adult come Falce, il fatto di riuscire a coinvolgere più fasce di pubblico nonostante abbiano un target definito. Questo succede non banalizzando i concetti, ma semplificandoli, il che è un'operazione veramente difficile, quindi aspettate una recensione, perché sicuramente vorrò parlarne, è tanta roba. E queste sono state le tre letture che mi hanno accompagnato in questo periodo e che mi hanno convinto di più in questa tematica un po' macabra. Quindi fatemi sapere nei commenti se qualcuna di queste vi ha incuriosito. E alla fine di questo video sono costretta purtroppo a darvi una brutta notizia, quindi spero che la prendiate con il giusto animo. Il signor Bic è morto, ci ha lasciato le penne. E niente, gente, il video è finito, andate in pace, e questa volta fa particolarmente ridere dirlo.
Spero che abbiate apprezzato queste mie letture di questo periodo un po' così e le mie battute che volevano alleggerire il clima e crearvi un po' di cringe, quindi farvi un po' sorridere perché mi rendo conto che sia una tematica un po' spigolosa da trattare in questo periodo. Quindi spero di essere riuscita comunque a intrattenervi, nonostante tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate con la vostra opinione, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi testi o se ne volete recuperare qualcuno. E mi raccomando, condividete il video in modo che arrivi a più persone possibili. Facciamo cringiare il mondo. E se non vi siete ancora iscritti al mio canale, me siete ancora in tempo, ma shame on you. Mi raccomando, c'è il tastino e anche la campanellina, che è già tanto se vi arrivano le notifiche una volta ogni morte di papa. Sempre in tema io. E se vi va di avere altro black humor, sono sempre disponibile nei miei social, che trovate in descrizione, soprattutto Instagram e Facebook, Giulia Bifrost. E niente, direi che il video è finito, ci vediamo al prossimo. Bye, gente!